Ciao a tutti, vi ho risparmiato la scena dell'unboxing perché mi viene un po' da ridere, sinceramente. Però ecco, devo dire che non ho resistito, ho dovuto aprire subito il pacchetto arrivato da Amazon stamattina e che mi ha portato bello dritto a casa questo filo di ferro che, come vedete, è scuro. È scuro perché, come forse già conoscete, lo conoscete, è stato ricotto. Infatti è fil di ferro cotto. Io lo corteggiavo, dico la verità, da tempo, anche se ero sempre un po' tentata a riacquistare i soliti metalli che mi avete già visto usare, fili di rame, fili di ottone, acciaio zincato, che è molto simile al fil di ferro cotto, che però viene definito in questo caso bianco, ma è in realtà argenteo, e quindi è comunque sottoposto a quella che è evidentemente una ricottura. È così. Vediamo di conoscerlo un pochettino meglio. Normalmente si tende a iniziare a lavorare i fili metallici con un diametro abbastanza sottile. Quindi si parte dai 0,5 mm per arrivare a 1 mm e poi da lì in su con pinze più grandi si lavorano, perché poi sostanzialmente quelle che servono per il filo cotto, il filo di ferro cotto, come in questo caso, sono tronchesi, pinze coniche e poi cos'altro, pinze piatte, insomma, anche abbastanza, diciamo, un tipo di pinze non particolarmente ricercate o da bigiotteria, perché è un filo abbastanza duretto, che io ancora, devo dire la verità, non ho provato e volevo proprio farlo con voi direttamente. Mi sto rendendo conto che in effetti è abbastanza duro da lavorare. Mi piace da morire, devo dire, sono anodizzata. Sono proprio emozionata perché mi piace, mi piace. Adesso vi dico un po' di cose su questo metallo. Allora, che cos'è il fil di ferro cotto? Il fil di ferro cotto è praticamente un filo che, come si vede, appare piuttosto rude e scuro, sgraziato, ma dal quale ritengo si possano veramente tirare fuori idee piuttosto, tra virgolette, leggere e poetiche. Poetiche, sì. Si tratta di questo filo di acciaio che viene trafilato e rimesso nel forno, risottoposto al trattamento di ricottura, e da qui appunto il nome cotto ricotto. Perché si fa? Perché lo si rende più duttile, praticamente più lavorabile. Esiste, come dicevo, quello che viene definito bianco. In realtà non è bianco, è argento, tende all'argento e non tende a ossidare. Mentre invece quello scuro, definito nero, invece sì, ma questo suo difetto, diciamo, in realtà è secondo me un vantaggio. È un vantaggio perché lo rende più naturale, lo rende sì, attaccabile dall'umidità e dall'aria e quindi all'ossidazione, come tutti i metalli del resto lo sappiamo, prima o poi ossidano. Io ho delle cornici d'argento stupende in casa che si stanno scurendo e non posso proprio farci niente perché, tra l'altro, tra virgolette, queste sono un po' un'incavolatura, non si possono nemmeno lucidare perché hanno una patina che le preserva apposta dall'ossidazione. Ma purtroppo col tempo scuriscono, fanno addirittura delle piccole chiazze malgrado si stia attenti a non toccarle
con le dita, il grasso, l'acido della pelle, eccetera. Succede, punto e basta. Il metallo vive soggetto a ossidazione. Chiusa parentesi, non c'entrava niente l'argento. Dunque, come si presenta? Allora, io suggerisco di partire sempre, non certo, forse con io l'ho trovato un po' velocemente, sto leggendo l'etichetta della Raier, è questa marca, non so se riesco a farla vedere, è rovesciata, lo so, è della Raier. Dunque, questo viene usato anche sì per i fiori. Dunque, io l'ho trovato a dunque sottilissimo, no, l'ho trovato non da 0,5 ma 0,65, siamo vicini al millimetro. E già questo è un bel filetto, lo vedete, è sgraziatissimo proprio. Si può, è venduto in rocchetti di legno più delle volte. Oppure, come avete visto, in matasse. Lo trovo rustico. Io vedo qui delle sfumature che spero riusciate. Magari si accende la lampada, però vediamo. Allora, vedo delle sfumature che vanno dal ruggine quasi al grigio, all'argento. Sì. Come proprio fosse stato cotto. E, lo trovo graziosissimo. Dicono che sporca le dita lavorando, ma a me non sta succedendo. È probabile che si debbano indossare magari dei piccoli guanti oppure semplicemente sporcarsi le dita e basta. Allora, io lo sento scaldato nelle dita, questo è un 0,65, 0,35 non l'ho trovato, 0,50 non l'ho trovato, ma esiste, bisogna avere la fortuna di beccarlo. Si può reperire dunque. Allora, vediamo un po' come reperire questi fili metallici. Si possono trovare in rete, ma dato che vengono usati nell'edilizia, questo proprio spiega l'umiltà di questo metallo che però promette cose carine. Si può trovare in ferramenta, si può trovare in luoghi dove appunto si usa per addizionarlo al cemento, mi pare, e non solo, credo, oppure appunto online. Tra cose per fioristi, anche se per fare delle piccole composizioni ho letto, mi sono un pochettino documentata e poi c'è questo. Dunque, adesso questo l'ho quasi accarezzato perché mi piace tantissimo. E poi c'è questo che invece è 1,2 mm, dunque, no, scusate, è 1,02 mm, 1,02 mm, sempre della Raier. Il prezzo, questo è, mi pare, l'ho pagato sui 6 euro e questo sui 4, insomma, ho 8 euro, 9 euro di metallo qua per la lunghezza di 50 metri, uno e l'altro mi dà il peso, ma non la lunghezza, non lo so, questo è, mannaggia. Il rocchettino questo qui è proprio, me lo dà su niente, un grammo di peso, filo per fioristi, però è fil di ferro cotto assolutamente, filo d'acciaio. E questo invece per fioristi è un po' più complicato, si possono fare eventualmente delle sculture, per questo che mi interessava. Questo è appunto, come dicevo, 50 metri per un diametro di 1,2 mm. È robusto, eh? Robustino, sì.
robustino, rozzetto, appare rude come dicevo, ma ha delle sfumature che mi piacciono tantissimo. Somigliano un pochettino al trattamento che si ottiene dal rame e lo zolfo quando si vuole un rame scuro. Io lo tocco perché dicevo: ah, quando lo lavoro mi sporca tanto le dita, ma io vi dico che adora. Ne constato soltanto l'effettiva duttilità e una certa consistenza, quindi questo va lavorato con delle pinze, non certo per bigiotteria o alluminio, perché bisogna avere un pochettino di forza per dare un po' per troncarlo anche. Non usate pinze troppo di quelle molto costose per bigiotteria, perché veramente ve le spacca. Adesso lo riavvolgo un attimo perché non voglio mi sfugga, perché ho una cassettiera che mi crollerà una notte. Sembrerà che è successo qualcosa di tremendo in casa, perché è bello pesante. Adesso non so dirvi con precisione quanto. In ogni caso, adesso vi faccio vedere una cosa. Il filo di ferro cotto, si presenta bianco così. Questo non è cotto. Ecco, si presenta in questa maniera. Quindi torniamo un po' sui discorsi dell'argento che io vedo usare, perché evidentemente incontrano di più il gusto delle persone. Piace forse anche più. Ecco, questi sono i miei acciai. Questo è da 1,3 mm. Però sì, carino, bello, però dà come l'idea di un qualcosa di non finito. Ecco, se questo fosse non semplicemente zincato, ma proprio ricotto e trattato, non subirebbe nessun genere di ossidazione, almeno per un certo periodo di tempo. Questo invece, essere solo zincato, di conseguenza qualche macchia tende a svilupparlo. D'altronde, se voi osservate l'acciaio delle vostre pentole addirittura, noterete che non sono più belle lucide come quando vi eravate appena sposati con la lista di nozze, ma anche l'acciaio nel suo piccolo sarà anche inox e non, quindi come dire, non soggetto a nessun tipo di ossidazione, però non sarà certo quello appena acquistato, lucido a specchio. I metalli si comportano così, del resto, come anche la carta poi subisce un certo tipo di deterioramento. Bisogna vedere se lavorando con elementi che si avvicinano di più al naturale, quindi a ossidazioni dovute alle intemperie, al clima, eccetera, e allo stesso maneggiamento, poi, se non si usano guanti di questi metalli, bisogna vedere se incontrano comunque il vostro gusto personale. Io dico la verità. Ho visto dei fili d'alluminio che potrei lavorare con molta più semplicità, sono però laccati, laccati, e questo non mi garantisce. Allora, non mi garantisce la tenuta del colore. Se questa è la premessa, allora tanto vale fare delle sculture già particolari, devono piacere sicuramente. Non si sta parlando di metalli che vogliono essere, questo poi è filo di rame verniciato, e poi se parte che costa solo 1,80 euro, è una Marianne Hobby, che si trova in Austria, credo.
Già se non si hanno delle pinze, quelle coperte di nylon coniche, per esempio, mentre si lavora, già si tende a se si è proprio alle prime armi e non si hanno delle pinze più che eccezionali, si nota subito il segnetto della lavorazione e il rame che spunta. Non mi piace. Allora, meglio andare, secondo me, per certi lavori. Adesso poi ne farò uno e ve lo mostrerò. Tra l'altro, la voglia di farlo mi viene proprio dal fatto che ho un'amica che rivedo intorno al 13 di giugno, la prossima settimana, quindi vorrei fare una sorpresina sperando che le piaccia perché non a tutti. Non potrebbe piacere questo tipo di metallo così scuro, però se abbellito e anche con della carta, con degli inserti. Ora io lo lascio appositamente sul cartone. Che è stato un... Però ecco, se si usano delle pietre trasparenti, se si usano, io adesso le ho qui a portata di mano verdi, ecco qua che queste sfumature di marrone vengono ingentilite, c'è del grigio. Guardate, io sono veramente matta per questo fil di ferro cotto. Allora facciamo un piccolo, mi ridimensiono un pochettino, torno nei ranghi, faccio la professionista e vi dico, allora di nuovo un pochettino che cos'è? È fil di ferro che viene cotto per renderlo appunto più maleabile, anche se ha una certa durezza, soprattutto se si sale in diametro si presenta, come lo vedete, scuro, non è nero, non è assolutamente nero come appare in molte foto che io ho visto su di lavori, sculture usate, fatte proprio con questo tipo di metallo che è tutt'altro che gentile, ma in certi contesti in cui io lo inquadro bene. Per esempio lo shabby chic oppure anche con io penso che ne farò farò qualche lavoro con la porcellana fredda che diventa bella dura e si potrebbero creare dei componenti, delle figure, delle immagini o delle perline, insomma, non lo so, dei fiori. Adesso le idee si affollano, sono tante. Io ho anche dei fiorellini di lucite, che non è plastica, non è resina, si chiama lucite proprio. Solo un secondo, ve la faccio vedere. Qua vedete, sono questi. Qui si possono aggiungere, non so, se si va sempre sull'azzurro. Queste sono foglie di lucite che io ho lavorato con dei pigmenti metallici e li ho sigillati, quindi sono particolarmente lucenti. Guardate che bel contrasto che fanno. Vediamo se ne ho un altro. Eccolo qua. Guardate come sta bene. Non vi dico la mia testa come sta già andando a mille, proprio ho tantissime idee che mi scoppiano nella zucca e dovrò sicuramente metterle in pratica. Io continuo a rovistare, vi faccio vedere come questo filo può sposare altri materiali. Vi ho fatto vedere prima delle perle sia di pietra dura che
di vetro. Cosa vedo bene con questo metallo? Ma tutto, tutto, anche questa. Anche questa sta benissimo. Ma anche stavo pensando che si potrebbe lavorarlo e renderlo, impreziosirlo. Guardate che particolare che è questa. È vetro. Come sta bene con questo, tra l'altro, il suo diametro. Non so se rendo un'idea. Nella trasparenza fare, non so, delle sculture, dei sun catcher, delle scritture wall art, si possono anche aggiungere, perché no, altri metalli, però io ho proprio la curiosità di lavorarlo. Questo è rame puro, senza, non è ossidabile, quindi vedete, 1 millimetro, però mi piace proprio l'idea di lavorarlo da solo. A me l'argento un po' mi ha stufato. Dico la verità, non mi ispira più a niente. Dunque, abbiamo fatto questo, vi ho fatto questo video sorpresa, un po' perché mi è capitata l'occasione di farlo con l'arrivo di questo materiale stamattina, con il corriere, che è stato velocissimo e tempestivo, e non vedo l'ora veramente di mettermi all'opera. Quando mi verrà l'ideuzza ideale per questa mia amica Anna, vedrete il risultato. Magari farò un piccolo tutorial, vediamo se ho tempo di farlo, perché il tempo è quello che è, e vedere un pochettino il risultato. Questa è la poesia del filiferro cotto. E dunque, vi ripeto, l'acquisto io l'ho effettuato su Amazon, per lavorarlo. Io adesso sono un po' di anni che tratto i fili metallici, quindi il mio consiglio è, qualora abbiate voglia di provare anche voi a fare quello che farò io, o qualcosa di simile, o seguendo le vostre ispirazioni, i vostri soggetti, quello che avete, farete i vostri lavori in base a quello che avete in mente. L'avete comodamente se avete Prime a casa. Non voglio fare pubblicità occulta, però io l'ho ordinato ieri ed è già qua. Con mia grande gioia, non si era notato, vero? Per un prezzo veramente modico, andrebbe venduto in effetti con grandi matasse da 50 kg. Ma io volevo iniziare perché avevo questa cosa che mi frullava per la testa già da tempo. Volevo incominciare con qualcosa di piccolo, insomma, non avevo bisogno di tutti questi metri perché ho detto, se poi non mi piace, tanti metri di filo, poi dove me lo metto? E questo direi che per il momento è tutto. Praticamente è stata un'introduzione mezza unboxing, ma con più che altro sono state le mie impressioni, e devo dire che è un 10, un 10. Per la lode vediamo un attimino, perché dipenderà molto anche da quello che riuscirò a fare io. Spengo la luce perché c'è il sole. E vi saluto, perché vi rimanderò al prossimo video. Ciao a tutti!